Dopo 20 anni si mette mano, finalmente si conclude il percorso di riqualificazione dell'area ex fiera che non serve più visto lo spostamento a Ropero. È un progetto molto importante, la costituzione, la creazione di un grande parco e di una struttura commerciale innovativa. Il Comune di Milano, la Regione, la Provincia, la Fiera e gli altri enti tutti uniti dallo sforzo di innovare mantenendo le tracce che ci hanno lasciato chi ci ha preceduto, ma innovando e creando una struttura che guarda al futuro. Nel frattempo si sta ridisegnando anche però l'assetto istituzionale della città, l'ha ricordato, la futura città metropolitana. Sì, qui le cose sono un po' più complicate perché ci sono norme in contraddizione tra di loro. C'è la legge attuale, la legge Delrio, che prevede la costituzione delle città metropolitane e il mantenimento delle province dall'anno prossimo, anche se con un assetto diverso. In Parlamento si sta discutendo una riforma del titolo V che prevede la cancellazione delle province senza dire però a chi toccherà fare le cose che adesso fanno le province. Io temo che toccherà alle regioni perché se fosse così ci sarebbero dei problemi perché non abbiamo le risorse per farlo ed è molto complicato gestire tutto dal centro, da Roma o da Milano relativamente alla regione Lombardia che è la più grande regione d'Italia. Stiamo seguendo questo processo, non siamo contrari all'innovazione, anzi, ma stiamo seguendo questa riforma perché vada nel senso giusto, cioè maggiori e migliori servizi ai cittadini e non il contrario. Non c'è nessun accordo, c'è un dibattito in corso, noi abbiamo fatto presente la necessità di mantenere i livelli intermedi tra lo Stato centrale e i cittadini. Ed è lo stesso appello che ha fatto qualche giorno fa il presidente di Asso Lombarda, Gianfelice Rocca, con un'ottima relazione in cui ha dato come riferimento il modello tedesco e il modello svizzero e non un sistema ipercentralista come qualcuno a Roma sta pensando invece di realizzare. Condivido questa sua posizione ed è la posizione della Lega. Le regioni hanno un ruolo fondamentale e noi pretendiamo che le regioni abbiano competenze esclusive, risorse adeguate per fare quello che deve essere fatto. Cosa pensa dell'apertura del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la riforma della legge elettorale? Beh, viene dopo l'apertura che ha fatto Matteo Salvini, loro vengono sempre dopo, noi anticipiamo. È una cosa importante, interessante, perché dice che forse Grillo ha capito che dire sempre no non funziona e alla fine se cavalchi l'antipolitica, l'antipolitica ti mangia, non puoi cavalcare l'antipolitica se fai politica. È una fase interessante questa, con qualche mal di pancia, contorcimenti, accelerazioni, fughe in avanti, frenate improvvise, ma è una fase molto interessante e noi vogliamo essere protagonisti, noi come Lega e noi come Regioni. Dopodomani sarò a Roma per continuare il confronto all'interno delle Regioni sulla riforma del titolo V, sulle questioni relative all'immigrazione, su tutto ciò che riguarda i nuovi assetti istituzionali. Vogliamo essere protagonisti e il dialogo col governo è una cosa utile. Non sempre ci ascolta il governo, anzi, però è una cosa utile, il dialogo è sempre utile. Poi io continuerò a criticare il governo quando sbaglia o quando non mi dà risposte, ci mancherebbe altro. Noto che la critica al governo non piace a chi fa parte del governo, però è la democrazia. Expo 2015, oggi l'incontro Sala Tronca, cosa ci si aspetta dalla collaborazione con la prefettura? È un incontro Sala Tronca, chiedete a Sala e a Tronca. Mi aspetto che finalmente si possa garantire adesso la prosecuzione dei lavori estirpando la mala pianta della corruzione. Noi siamo tutti impegnati in questo, senza polemiche naturalmente, ma è un interesse comune di tutte le istituzioni. Quindi ogni passo in avanti è un passo importante. A me interessa la concretezza, no? Le risposte concrete. Io non ho fatto richieste al governo, sono cose che il governo ha concordato di fare con noi. Ha concordato di fare la defiscalizzazione per la pedemontana mesi fa, non è ancora arrivata la defiscalizzazione. Io non chiedo nulla,
Chiedo solo che il governo mantenga gli impegni che ha preso, punto. Se poi non è più così e il governo ha cambiato idea, prendo atto, mi spiace, ma prendo atto di questo. Ma non c'è nessuna vena polemica da parte mia, c'è solo la richiesta al governo di fare ciò che si è impegnato a fare, punto. Cosa chiede adesso a Cantone? Di mettersi a lavorare subito, di venire a Milano e di fare quello che si è impegnato a fare. Sono certo che lo farà perché lo conosco e lo stimo, e gli ho già augurato e gli rinnovo buon lavoro e l'impegno di Regione Lombardia ad essere al suo fianco in ogni occasione, in ogni necessità.